sicuro che è giusto di qua? Non vedo l'ora di appoggiare la valigia. Sono stufa. Ci siamo quasi. 18, 16, 14, 15, 13, 410. Sì, arrivati! Apri. Attimi di panico. Fa provare. Prova a toglierla, se no. Ah, certo, è vero. Ok. Mi dimentico sempre. Oh! Wow! Buongiorno, finalmente riesco a registrare. Siamo arrivati in camera, siamo a Roma e facciamo un soggiorno di 2 notti, quindi 3 giorni. Però non sono riuscita ancora a registrare niente perché stamattina è successo un caos totale. Perché praticamente ci siamo svegliati prestissimo, 6:30, perché avevamo il treno a 10 alle 8 che partiva da Desenzano e ci portava a Verona Porta Nuova. E lì c'è stato un ritardo di 15 minuti, già lì ho detto partiamo male. Siamo arrivati a Verona Porta Nuova e avevamo il treno per Roma a 10 alle 9 e tutto tranquillo, 10 alle 9 è arrivato e mi ha detto dai, siamo a cavallo, riusciamo, non abbiamo perso il treno perché la nostra paura era quella di perdere la coincidenza per Roma. Niente, saliamo sul treno, mettiamo le valigie, ci sediamo, ci accomodiamo e il treno non parte. Passa 5-10 minuti finché poi annunciano che c'è stato un problema tecnico e quindi il treno sarebbe partito in ritardo. Mezz'ora, non va. 40 minuti, non va. Un'ora, non va. E il brutto, non ci dicevano niente, quindi la gente continuava a scendere e salire. Poi tutte le persone che comunque avevano magari dei programmi o comunque degli appuntamenti, perché comunque poi c'erano le fermate a Bologna, a Firenze, quindi non solo a Roma. E insomma, tante persone infatti hanno anche rinunciato, sono scese, vero? Tipo la ragazza che era vicino a noi, credo se n'è andata. Siamo partiti con 2 ore e 40 di ritardo? 2 ore e 40. 165 minuti. Con 165 minuti di ritardo e però hanno detto che se vogliamo possiamo essere rimborsati, però bisogna aspettare 3 giorni, quindi quando torniamo vediamo un po' se riesco tramite il sito a farci rimborsare, perché comunque siamo arrivati praticamente il pomeriggio alle 4 e dovevamo arrivare a mezzogiorno, abbiamo perso praticamente mezza giornata. Comunque, adesso siamo in camera, siamo un attimo riposati perché siamo stanchissimi, poi aver passato 5 ore in treno, devastante. Cioè preferisco l'aereo 1000 volte, perché questa volta il tragitto in treno è stato terribile. E quindi adesso ci stiamo riposando un attimo, ma proprio un attimo, tipo 10 minuti. L'hotel è molto bello, però visto che adesso vogliamo uscire, ve lo facciamo vedere stasera. Questa vacanza è stata regalata a Stefano quando si è laureato ancora l'anno scorso. Infatti, quando è che scade il pacchetto? Tipo il 30 aprile, cioè scade in questi giorni. E solo che non abbiamo mai avuto tempo di venire e alla fine abbiamo scelto questo periodo che fa anche un po' più caldo. Infatti, oggi è una giornata bellissima, speriamo anche domani e domenica perché molto più bello girare col sole. E quindi gli hanno regalato i suoi amici per la laurea. È un pacchetto per 2 persone. E quindi sono venuta anch'io. Grazie. E basta, adesso se ti alzi da quel letto andiamo meglio. E ho un mal di testa terribile. Il treno mi ha scombussolata un sacco. E dopo sistemiamo tutte le valigie. Tra l'altro, in questo hotel c'è la spa. E quindi voglio troppo provare e magari andare, no? Vediamo. La spa non è inclusa, però vediamo un attimo i prezzi, magari stasera o domani, cioè dopo aver girato Roma, quindi la città, magari venire qua in camera e farci magari mezz'ora di sauna, ok? Potrebbe essere una bella idea. Che belle le palme! Sembra, mi ricordo un po' Santo Domingo, vero? Uguale. Là in fondo abbiamo la camera, tipo qua da qualche parte. L'ingresso è fantastico, un sacco di fiori, di piante, di verde. Bello. E lì proprio tutto l'hotel è enorme, ci sono tipo 310 camere. 310, siamo a 410 noi. No, è vero? Però, no, però quando sul, Perché loro sono fatte. sulle,
Sulla prenotazione che gli abbiamo dato prima, no? In treno stavo leggendo, c'era scritto che è stato ristrutturato tipo nel 2008 e ha vinto un premio come miglior hotel di Roma di quell'anno. Sì, c'era scritto cosa del genere. E che aveva 310 camere, però effettivamente la nostra era la 410. Boh. Anche a Londra eravamo la 500. Sì. Vabbè, non si capisce bene come funziona. Siamo fortunati perché subito qua dopo, cavolo è passato, qua dopo l'hotel c'è la fermata del pullman e quindi in 5 minuti riusciamo a raggiungerlo e in un quarto d'ora siamo in centro. Ci siamo fatti dare il Deplan per vedere un po' i prezzi della spa, ma è carissimo, tipo 35 euro 25 minuti, no? 35 euro non esiste. No, 35 euro non esiste. 70 euro. Io mi sembrava che avevo detto 25 euro qualcosa. Ma sì, 35 euro. 35 euro cosa? Niente. Niente, solo l'ingresso. Qua, ecco qua, qua c'è la fermata, aspettiamo. Ci fa vedere? 35 euro, eccoli qua i prezzi. Ma non si capisce. Intermezzo. Ah, ma qua sono i massaggi però. No, ma questi sono trattamenti al viso, non massaggi. Ah, notte la spa 250 euro. Ma non notte, ste. Allora, eccolo qua. Allora, dobbiamo prendere. Perché li hai letti prima? Eccoli qua. Per centro città. Scende la capolinea. 881. E qua c'è l'881? Sì. Ok. Perfetto. Solo dobbiamo andare là. Qua. C'è prima quella là che è più leggera, meno ripida. Ma l'acqua. Sei pronto? Sei? Sì, Fai vedere. Ah, i carabinieri fanno le foto adesso. Dobbiamo andare giù là. Caduta. Meno male che non mi ha rotto la telecamera. Proprio un piano, no? Insomma andava benissimo. Però. Questi? Il gruppo di scolaretti. Bello. Volevamo entrare, dimmi. Volevamo entrare dentro il Colosseo, però l'ultimo ingresso era 6:15 e sono 6:20. Quindi dobbiamo tornare domani, domani per forza, perché poi domenica torniamo, abbiamo solo 3 giorni,
anzi ormai solo due, quindi uno e mezzo. E andiamo su quel parco lì dietro, no. Che bello grande, ci sediamo un po', così ci riposiamo per quei piedi che mi fanno malissimo. Solo stiamo anche valutando se mangiare qua vicino, qua in zona, o se tornare in hotel, farci la doccia e uscire dopo. Però forse ci conviene addirittura mangiare diretti, che così dopo torniamo in hotel e non ci muoviamo più. Gelateria? Ci prendo un gelatino mentre stiamo al parco? Perché io in realtà da lunedì voglio fare una piccola dieta, nel senso voglio fare un po' più di attività, non un po' più, voglio fare attività fisica, visto che non ne faccio mai. Stai venendo di qua? Adesso lì al parco? Sì, ma non da qua. Dove? Là c'è una scarpa. Ah, ma c'è la strada, niente, saliamo da qua. Andiamo. Ma come facciamo da qua? Prova, vai. Pensavo peggio. Ah, ripido, eh. Ripida! Wow! Bello! Però perché non ci prendiamo il gelatino? È ormai che se non su prendiamolo. Stavo dicendo, perché da lunedì voglio fare un po' di attività fisica, di eliminare le cose dolci, tipo i gelati, dolci stupidi, che tipo cioccolata, cose così, che mi rovinano sempre. E quindi lui rompe le scatole già da adesso. Comunque, questa è la vista. Bella. Ah, già aperto. Ok. Arrivati finalmente in hotel. Oh, vai 4. E dopo quello che ci è successo per raggiungere l'hotel, come sempre ci siamo quasi persi. Facciamo vedere l'ingresso. Tardi. È giusto di qua? Che tardi. Oh, mi fa malissimo le gambe. Ce la faccio più. Ora voglio rifarmi la doccia pazzesca. Allora. Ok. Arrivati. Chiavi? Senza sbagliare stavolta. No, inserisci. Togli, apri. Ok. Voilà. E finalmente. Siamo in camera, chiudiamo qua, ok. La stanza ve la faccio vedere domani perché con le luci è un po' giallina, quindi non mi piace, ve la faccio vedere domani col chiaro. Adesso andiamo a farci la doccia perché è tardissimo per noi che siamo svegli da 6:30, sono le 10, non è in realtà tardissimo perché di solito andiamo a letto veramente tardi. Ma in questi casi è super tardi, quindi andiamo a docciarci e poi a letto. Ci vediamo domani. Ciao!